Ed eccoci qui, ben ritrovati ad Art Life, il format live targato Artigianelli, in onda ogni lunedì alle ore 18 sulle nostre pagine Facebook e LinkedIn. Oggi faremo una chiacchierata con due dei prof più amati dai nostri studenti, la prof Veronica Fiorelli e il prof Andrea Massironi. Benvenuta Veronica e benvenuto Andrea. Ciao a tutti. Buon pomeriggio, ciao. Buon pomeriggio e benvenuti. Allora, ve li presento subito. Veronica insegna packaging, un settore molto strategico e in forte crescita sul quale l'istituto sta investendo e spesso fa lezioni anche in lingua inglese. Dovreste già averlo intuito dal suo accento. Questo è sicuramente un grande valore per i nostri studenti. Mentre Andrea lavora nel dipartimento umanistico, fondamentale sì in una scuola di comunicazione, ma un ambito la cui importanza in una scuola tecnica non sempre viene compresa dai nostri studenti. Vi ricordo che durante la diretta potrete interagire con noi facendo delle domande nei commenti qui sotto al video e noi alla fine leggeremo e risponderemo, proveremo a rispondere alle domande più interessanti. Bene, io direi che possiamo iniziare. Siete pronti, Veronica e Andrea? No. Partiamo. Bene, partiamo da te, Veronica. Allora, presentati brevemente, da dove vieni, che studi hai fatto e quali lavori hai fatto prima di arrivare qui agli Artigianelli? Ok, allora io sono nata a Firenze, ho vissuto in Inghilterra, in Italia, ho concluso i miei studi al London College of Communication and the University of Arts, London, e prima di venire qua ho lavorato come junior designer, then packaging designer, then senior packaging designer in agenzia di Londra, specializzata nella creazione e nel restyling di packaging per prodotti di food and beverage. E poi ho lavorato con bravissimi, io penso i migliori designer e art director, e poi un giorno siamo venuti, abbiamo preso il mappamondo, abbiamo girato e abbiamo scelto una città, io volevo andare in Portugal, mio marito voleva andare in Italia e allora siamo arrivati a Trento, ecco perché siamo qua. Ah beh, no, se mi dicevi che avevi girato il mappamondo e era uscito Trento, non ti credevo. Andrea, presentati anche tu, da dove vieni, che studi hai fatto, quali lavori facevi prima? Io sono originario di Milano e ho girato un po' negli anni universitari, nel senso che ho fatto la prima triennale in lettere a Milano, poi mi sono spostato a Bologna per la magistrale, dove ho fatto discipline dello spettacolo dal vivo e ho iniziato a lavorare nel campo teatrale e contemporaneamente ho finito la magistrale in lettere a Venezia perché nel frattempo mi ero trasferito in Veneto. E come lavori? Beh, ero famoso negli anni universitari per aver fatto i lavori più assurdi, tutti rigorosamente legali ma rigorosamente assurdi, e poi dopo invece ho iniziato a lavorare come operatore teatrale prima e poi dopo ho iniziato a insegnare. Bene, ma dici alcuni di questi lavori assurdi perché ormai hai destato un po' di curiosità. Il più assurdo forse, portavo in giro i turisti con il risciò durante l'estate a Londra, con il risciò a pedali. Questo non lo sapevo, ma potresti riproporlo qui, una gita su Trento. Mi mettono il motore elettrico? Forse anche sì, visto Trento. Bene, ora torniamo un po' seri perché devo farmi una domanda abbastanza profonda. Qual è lo scioglilingua che usate di più? I went to the barber shop to get my hair cut off and when I was there, I sit on the chair went plop. È una cosa stupida, ma mi piace. Tre tigri contro tre tigri? Va bene? Va benissimo, dopo quello di Veronica va benissimo, tre tigri contro tre tigri. Diceci un po', come siete arrivati qui agli Artigianelli? Io ho ricevuto una chiamata, il mio cellulare suonava, no scherzo, è capitato per caso, ero appena arrivata, dovevo ancora ambientarmi, per quello ci ho messo solamente 2 anni e mezzo e come ho detto, avendo esperienza di packaging e design, quando si è aperta un'opportunità, sono entrata in tiptoes, sai come si dice tiptoes, in punta di piedi. E sono ancora in punta di piedi, ma mi piace così. Penso di esserlo. Io invece sono arrivato agli Artigianelli, ma in realtà anch'io per caso, nel senso che sono arrivato in Trentino per il lavoro di mia moglie, e lì ho detto boh, ci trasferiamo e poi quello che trovo, quello che riesco a trovare troviamo. Ho insegnato un anno alle medie come avevo già fatto prima e poi dopo in realtà volevo spostarmi verso l'età delle superiori perché mi piaceva un po' di più l'età, la fascia un po' più grande dei ragazzi,
E così quando ho saputo che cercavano agli artigianelli, ho fatto una serie di colloqui con Eric, lunghi colloqui, e poi dopo il primo anno sono stato assunto attraverso questi colloqui e poi il secondo anno hanno fatto un concorso che insomma mi ha confermato e la cosa mi ha fatto molto piacere. Perché lo fate? E cosa vi piace del vostro lavoro? Ok, it's a big question. Allora, io ho sempre pensato di avere tanto da raccontare sulle mie esperienze professionali e formative, quindi sulla vita e quello che mi interessa. Quello che mi interessa di più è avere un positive impact on their lives, quindi on the student's life, okay, on each of them. So when I was a young girl, I've been told that so many times to work hard if I wanted to get something in life, no? To achieve something, okay? But later in life, I don't really agree with that. I think that what we have to do is to be perseverant. We have to be kind with each other. We have to care for what we do. We have to be creative. So I think I've got a few things that I want to share with students. I finished. Okay. Posso non parlare in inglese, vero? Grazie. Assolutamente. Se vuoi parlare un po' in milanese. No, vabbè, va bene così, andiamo in italiano che è già difficile quello. No, io diciamo che ho deciso definitivamente che volevo iniziare a insegnare nel momento in cui sono stato in una zona del mondo dove la scuola non era considerata particolarmente importante, o meglio, la gente andava e non andava a scuola, ho visto come erano un po' i ragazzi di quel posto, bellissimi, ma con poca capacità di argomentare, di capire le cose, anche poca curiosità di dire perché le cose vanno così, perché c'è questa situazione. E quindi lì è scattata proprio l'idea di dire voglio insegnare per lavorare con i ragazzi e soprattutto stimolare un po' delle domande prima ancora che delle risposte. Grazie. Quando eravate studenti voi, qual era la materia che meno vi piaceva, invece quella che preferivate? Vai, Veronica. Ok, it was chemistry, quello che non mi piaceva, and the one I really, really liked was all the design subject, because when I was at the London College of Communication, I used to really love branding, general design, and packaging, mostly. Sì, anch'io come Veronica ho rischiato il debito in chimica, per cui direi che la peggiore di tutti era la povera chimica, e no, quella che preferivo invece era la letteratura italiana. Perché, sì. E certo, e poi hai portato avanti segnato un po' il percorso. Siete molto amati dai vostri studenti, ma voi avete mai avuto qualche preferenza? Domanda tosta. E allora, questo anno ho solo due annualità. Ok, so non ho mai lo stesso gruppo, loro cambiano ogni trimestre e capita di più che magari hai più feeling con alcuni studenti perché vedi la gioia per loro nel riuscire a lavorare bene con un software e quindi stanno facendo bene e te lo dimostrano. E con le terze invece ho un rapporto diverso, quindi lavorano più da sole, sono più indipendenti, però at the end of the day I love them all. Li amo tutti, penso, sì, tutti. Tu invece, Andrea? Ma io se devo considerare, cioè se con preferenza si intende favoritismi, no, assolutamente è una cosa che cerco di evitare perché la trovo terribile. C'è un tipo di studente una tipologia di studente che preferisco ovviamente, sono quelli che si fanno delle domande, che si lasciano mettere in crisi e che mi mettono in crisi, perché credo che sia questo il bello, no? Un po' che crea la relazione. Quindi, certo. Se dovessi chiedervi invece qual è il vostro stile di insegnamento? Allora, il mio stile. Allora, io sono qui da pochi anni, quindi non ho ancora sviluppato uno stile, no? Ho fatto un percorso di studio alternativo e dunque anche la mia professione ha avuto esperienze diverse. Soprattutto in una città grande, multicultural, come Londra, ho conosciuto tanti tipi di persone e quindi per me il mio stile è un po' uscire dagli schemi, no? È sempre stata questa la mia specialità. E tutta questa energia che penso di avere vorrei trasmetterla ai giovani. Questa per me è la cosa più importante. Io cerco di avere uno stile di insegnamento il più dialogico possibile, nel senso che le materie che insegno sono comunque anche tanto teoriche
e quindi cerco di trasformare la teoria in un dialogo, anche mescolando, a volte qualcuno potrebbe un po' inorridire, cerco un po' di mescolare le materie anche alla cultura pop piuttosto che alla cultura contemporanea, anche per provare a avvicinarle un po' agli studenti. Un libro o un film che per voi è stato importante quando avevate l'età dei vostri alunni? Friends. Con gioia. Come libro, Qualcuno con cui correre di Grossman, e come film I 100 passi di Marco Tullio Giordana. Grazie. Il segreto per appassionare alla materia ai vostri studenti? Ok. Posso parlare inglese? Certo, ogni tanto, dai, Veronica. Ok, allora, not sure here in Italy, but out of here in UK, packaging and brand identity is a massive business. So, packaging is also counts an important part of the product brand and the marketing. So, for example, when you go to the supermarket and you find yourself in front of a shelf, you are there to get something, right? Okay. So, at the moment, if you haven't made your mind yet and you're still deciding between two brands of the same product, you have five seconds to decide which one is the winner, which one's the loser. Then you look at the product, you grab your product, and then you carry on, go to the cashier, you pay and leave. So if you think about packaging has an effect on your buying decision, right? So packaging can also tell a whole story behind the brand. It can communicate to the company values. I think that non ci possiamo non appassionare al packaging, perché è tutto. It's creative, it's marketing, it's 3D, it's material, che puoi decidere is paper, cardboard, fabric, can, glass. And from this year, ora faccio un po' di emozione. From this year, the School of Artigianelli has a beautiful machine called Zund, which is a Swiss brand, which is cut and crease, so it's a plotter, and it gives enormous satisfaction. Bene. Andrea? Ma credo che un po' il segreto per appassionare alle mie materie sia, prima di tutto, ovviamente, sembra una banalità, essere appassionato a mia volta e non smettere mai di studiare, continuare a studiare per continuare a innovare e aumentare le mie conoscenze per poi trasmettere ai miei studenti. Ci dite come si svolge una vostra lezione? Okay. All my lessons start in English, okay? No matter what, no matter if they don't answer in English. Some of them are shy, some of them are confident in speaking in English. But for me, it's absolutely necessary that they're exposed to the language, okay? So with the first grade, we have lesson just after lunch. Okay, so it's nice to start slowly and take a moment to recharge the batteries before jumping into 4 hours of course, which is packaging, okay? So we just started exploring a mindfulness routine to recharge their mental memories. And then we start with the software learning. So I explain the exercise, they see what I do and how I do, and then they try to do the same exercise on their own with their own computers. And the more they progress, the more they feel confident with the software and the more exciting they are to come to the course. With the third grade, it's slightly different. We work more on branding, on packaging, and we work on the brand identity. I speak more in English with them. Ma noi lavoriamo su progetti reali, so real client, real project. Quindi noi proponiamo un restyling di un prodotto che già esistente on the market, ok? E noi lo revisioniamo, facciamo un restyling, che può essere qualsiasi cosa, can be a beer label, a label per etichetta, can be a wine label, can be anything that you can find in the supermarket, it can be even a cornflakes packaging. So it's very different, but with both of them, yeah, I try to speak in English, the majority. Grazie. Andrea, una tua lezione tipo? Ma diciamo che è un po' più tradizionale rispetto al tipo di lavoro che può fare Veronica. Diciamo che io cerco di, dopo aver rotto il ghiaccio, perché c'è sempre bisogno di rompere il ghiaccio quando si entra in classe, di solito cerco di fare una prima parte più teorica,
qualcuno dei miei alunni dice forse è un po' troppo lunga, e poi ci spostiamo verso lavori più pratici, che può essere una comprensione, può essere uno schema, quando si riesce abbiamo la possibilità, e credo sempre più spesso, utilizzando anche degli strumenti tecnologici che la rete ci permette, quindi insomma diciamo di applicare in maniera pratica quello che prima abbiamo appreso in maniera teorica. Grazie, quindi possiamo dire che la vostra non è mai una lezione frontale dove il docente spiega e gli alunni ascoltano, ma interagiscono e soprattutto pensano. A proposito di questo, ai docenti anche di altri istituti che sono all'ascolto e vogliono portare a loro volta innovazione nel loro modo di insegnare, voi cosa consigliate? Quante ore abbiamo? Non per insegnare, per dire la propria opinione. Allora, so che sarà un po' traumatica la tua risposta, Veronica, non ti preoccupare, tu vai, se sfori troppo i limiti, ti... L'hai un bicchiere. Esatto. Allora, io penso che ci siano moltissimi metodi che andrebbero esplorati e io non sono la persona giusta per parlare di questa cosa, però... Overall, I think there is too much concentration on academic reading, writing. And I think the students, most of the time, they appear to be so bored. So I think there is no enough motivation for them. And I think the students are bogged down in exercise, which prevents the students from making progress or getting something done on their own without the help of a teacher, a professor, a tutor, whatever. So they are overloaded with work and constantly told them what to do and what not to do. So what I think is our main job is to inspire students and give them the motivation to be involved in their active learning. So things like active learning, problem solving, critical thinking, they're all things that we need to. So we need to make sure that they are confident and prepare them for the future, for something called like a self-study or once they're gonna go to the university. So we need to stop the process of studying by text only in order to achieve the perfect grade. Also because for me, the main important thing that everybody has is the creativity, okay? So without a creative young women and men, the entire generation won't have a future. With no creativity, there is no solution. Instead, if you're working on very authentic, open-minded generation, one day we will probably be able to have 10 different solutions for one problem. So because they are used to come up with ideas and they don't get stuck at the first place. Penso che sia chiarissimo per tutti. Grazie, Veronica. Ma io diciamo che è un argomento su cui ancora mi sto interrogando, quindi non ho ancora risposte certe. Quello che mi viene da dire è probabilmente la strada da intraprendere è quella di non aver pregiudizi, verso le metodologie, quindi sperimentare, non aver pregiudizi verso le nuove tecnologie, non aver paura di vedere che cosa ci offre il web, le app, i nuovi strumenti della tecnologia, e forse non aver neanche pregiudizi verso gli argomenti, no? Per cui mescolare alto e basso, mescolare scuola e mondo fuori scuola, anche citando serie TV, piuttosto che qualcosa che è vicino culturalmente ai ragazzi, serve per tenere viva l'attenzione e serve anche per stimolare un interesse. Certo, mi permetto di dire, Andrea, soprattutto magari in quelle materie umanistiche che vengono insegnate, soprattutto nella scuola italiana, sempre allo stesso modo da 30 anni, sempre nello stesso modo. Posso dire che se tornassi indietro vi sceglierei sicuramente come professori. Grazie. Grazie. Invece, qual è la frase più bella che vi siete sentiti dire da un vostro alunno o da una vostra alunna? Ma è semplice, mi mancherà prof in tutto qua. Però è bello quando te lo dicono, dici anche a me. Forse la cosa più bella me l'ha detto un ragazzino di prima media, ha detto: prof, ho capito con le sue lezioni non tanto l'amore per la scuola, perché ci sono le verifiche, quella insomma non è che proprio me le faccia amare, ma l'amore per il sapere, quello sì, e credo che sia una bella cosa. Sono belle soddisfazioni. L'insegnamento più grande invece che avete ricevuto voi dai vostri studenti? Veronica sospiri. No, allora, non si può chiamare insegnamento, però i ragazzi ti sorprendono sempre con le loro capacità, no? Quindi ti ascoltano, sembra a volte che non ti ascoltano, ma ti ascoltano davvero. E poi quello che tu gli trasmetti si dimostra più avanti. Se non avete capito, non importa, e loro ci siamo capiti. Abbiamo capito.
Sì, no, forse l'insegnamento più bello che ho visto è proprio quello, la capacità di non prendersi mai completamente sul serio, pur lavorando seriamente. Quindi essere seri e non seriosi. Certo. Come vi comportate invece con quei ragazzi che sono un po' più indisciplinati rispetto agli altri? Italiano o inglese? Italiana, dai, adesso. Oh. Ok, allora, per me bisogna sempre incoraggiarli. Io cerco sempre di incoraggiarli, di ispirare lo studente a fare del meglio attraverso il trimestre. E quindi ogni volta che facciamo un esercizio voglio anche che spiega alla classe che cosa ha fatto, come l'ha fatto, così che lui si sente orgoglioso di quello che ha fatto, che dice. E faccio discutere appunto il topic con me, con i suoi studenti, e gli faccio sì che loro diventino, insomma, they get involved in each other's opinion, quindi che non c'è sempre una persona che parla, quindi anche quello che magari parla di meno ha sempre voglia di fare un pochino il simpatico, ecco, se tu invece gli dai responsabilità, lui questa responsabilità alla fine la prende, e poi sono quelli che sono quelli anche che vogliono prendersi responsabilità magari davanti alle macchine come la stampante, la conica, lo Zoom, e quindi alla fine della giornata mi faccio i miei assistenti personali, capito? Quindi è tutta una questione di dare responsabilità, loro poi le prendono. Sì, anch'io cerco sostanzialmente di coinvolgere, più uno è distratto, più cerco di coinvolgerlo e di portarlo dentro la lezione. I primi anni di insegnamento ho provato, ammetto, le note, perché così avevo visto fare, e ho scoperto abbastanza in fretta che era una perdita di tempo, per cui le ho sostanzialmente abolite e lavoro sulla collaborazione. Bene, visti i tempi in cui ci troviamo, non possiamo evitare di parlare di DAD, la didattica a distanza. Secondo voi ha portato qualcosa di positivo o solo molta frustrazione per studenti, genitori e per i docenti? Allora, sicuramente ha disturbato molti insegnanti, perché con la lezione frontale in DAD, quindi io parlo, tu stai lì e mi ascolti, dormono tutti dopo 10 minuti. Quindi i docenti, anche quelli un po' più old school, hanno dovuto rivedere la didattica e ha portato novità nel mondo della scuola italiana soprattutto. Quindi i ragazzi dall'altra parte, a casa, hanno dovuto organizzarsi da soli con scadenze, con compiti, proprio essere responsabili, non sei più in classe, ti dicono apri il libro, fai questo, facciamo questo, prendiamo il file, sono a casa da solo, quindi si devono organizzare. E sicuramente un lavoro che adesso loro non apprezzano, però che li aiuterà nell'university, perché è così che si lavora. Sì, credo anch'io che forse il vantaggio maggiore della DAD, quello che potremmo portarci a casa anche come insegnamento, è proprio la responsabilizzazione dei ragazzi e il riprendere a considerare la scuola come un diritto prima che un dovere. No? I ragazzi credo che sempre più spesso mi dicevano ma io devo venire a scuola. Sì, cioè diciamo che la scuola è diventata un dovere perché fosse un diritto, perché sennò le famiglie una volta i ragazzi non ce li mandavano a scuola. E quindi un po' riscoprire il diritto alla scuola, quindi il fatto che tutto ciò che ti offre la scuola è per te, non contro di te, questo secondo me con la DAD è incentivato, perché anche l'esempio più banale, le verifiche, adesso non nascondiamoci dietro un dito, è molto più facile copiare, no? Durante la didattica a distanza, quindi se l'obiettivo della scuola è quello di essere dei giudici severi per vedere effettivamente quanto il ragazzo ha imparato, l'insegnante è già sconfitto in partenza. Se invece anche la verifica è uno strumento per il ragazzo, perché è suo diritto capire se quell'argomento l'ha preso, l'ha imparato e poi un domani gli rimarrà come bagaglio culturale, ecco che allora a quel punto se vuole copiare va bene, ok, peggio per lui, ha perso un vagone almeno, non tutto il treno, ma forse un vagone l'ha perso. Mi trovate assolutamente d'accordo con voi. Ora starete per odiarmi, ma vi chiedo qual è la vostra canzone preferita e vi chiedo soprattutto di intonarcene un pezzettino. Ma preferita? Oh my God. Andrea, puoi andare te prima. Preferita non lo so, sinceramente, però oggi è l'anniversario della morte di Enzo Iannacci, quindi dico El Purtavi Scarp del Tennis di Iannacci.
devo anche cantarla, questo mi manca. Assolutamente sì. Dopo questa puntata chiudono. Chiudiamola qua la diretta, per favore. Ok, io ti dico. Il caro Denis, el parlava de perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Grazie Andrea, bravissimo. Okay. Ti metteremo all'entrata ogni tanto qui a cantare. Non vedo l'ora, guarda. Veronica? Allora, io mi ricordo, non è la mia preferita, perché quelle preferite sono quelle Michael Jackson, Coldplay, però non te le faccio. Ce n'ho una che è della Miserable, che è Do you hear the people sing, singing a song of angry men? This is the music of the people who will not be blamed again. Basta con smetto perché poi va avanti. Abbiamo dei talenti che non sapevamo di avere in questa scuola. Pronti per il prossimo musical di fine anno degli Artigianelli. Che cosa invece non vi mette a vostro agio? Posso dirlo io? Cantare. Veronica? Io te, che mi dici vestiti bene, che sono da qui in su, sono vestita elegante, da qui in giù i pantaloni da... Vabbè, non hai il pigiama sotto. No, sarebbe la tenuta dad. Esatto, sopra eleganti, sotto il pigiama, con gli unicorni. Secondo me i ragazzi a casa sono master, no? T-shirt qua e sotto proprio pantaloni da pigiama. Alcuni li vedo quando hanno la copertina sopra che hanno freddo ancora sulla sedia. O che mangiucchiano. Sì, che fanno colazione. Stamattina mentre facevo l'appello c'era qualcuno... Un'ultima richiesta prima di passare alle domande, se ce ne sono, da parte del nostro pubblico. Un messaggio che volete lasciare ai vostri studenti? Io? Sì, tomorrow. Andrea, quindi ci vediamo domani. Ah, giusto. Andrea? No, forse è quello di non dare mai le cose per date, quindi avere l'idea che ogni cosa può essere cambiata, noi possiamo cambiare e la realtà attorno a noi può cambiare, visto il contesto storico, direi che è importante avere questo come obiettivo, no? E non porsi dei paletti. C'era la frase del maggio francese: siamo realisti, esigiamo l'impossibile. Ecco, credo che sia una bella frase da tenere a memoria. Certo. Allora, abbiamo un po' di domande, un po' di commenti. Allora, Melania ci chiede, la nostra collega, un'altra canzone. She's terrible. Veronica? Melania, ti assumi le tue responsabilità. I really wanna deal. Questa qua. Andrea? Non lo so, non mi viene. Non mi sono imbarazzato, ma fregato. Hai dato anche troppo, oggi una canzone al giorno. Va benissimo, toglie il medico ritorno. Salutiamo anche Annalisa Filippi, Angie Marchetti che ci scrivono. È arrivata una domanda da parte di Stefano e chiede: cosa provate quando date un voto negativo e cosa provate quando date invece un voto molto positivo? Rispondo prima io, rispondi prima tu Veronica, come vuoi. Vai te. Allora, io quando do un voto negativo in realtà sono triste io, nel senso che la prima domanda che mi chiedo è dove ho sbagliato, soprattutto quando è una persona che prende una serie di voti negativi, più va avanti la serie più mi chiedo cosa sto sbagliando perché continua la serie di voti negativi. Quando riesco a dare un voto positivo invece sono molto contento, soprattutto quando sono felicemente stupito del fatto che una persona sia riuscita a dare più di quello che mi aspettassi, quindi sono ben felice di dare un voto molto alto. Anche se mi dicono che non sono altissimo di voti, vabbè, accetto la pure critica. Ok. Veronica, tu cosa provi? Sì, quando dai un voto brutto io lo do perché ci ho pensato tanto tempo, non è che lo do perché ho già sbagliato qualcosa, e anche perché noi non facciamo, insomma, il packaging è diverso da italiano, facciamo le verifiche, quindi il voto si basa su tanti esercizi, si basa magari su un progetto che non dura sempre le quattro ore del corso, ma a volte lo iniziamo nelle quattro ore e lo finiamo la settimana dopo, ok? Perché a volte c'hai tanti studenti di usare le macchine. No, però sì, quindi non è un voto
non è un voto che hai dato perché, insomma, in quel momento ha sbagliato qualcosa, è proprio perché ci hai pensato tanto, glielo dai veramente con dispiacere. Quando no, invece, quando dai un bel voto, sei orgoglioso dello studente, però sei orgoglioso anche di te, dici, cavolo, no, bello. Io quest'anno ho dato il primo 10, non posso dire a chi, ma se mi segue lo sa, ho dato il primo 10 e non l'avevo mai dato, aveva fatto tutto bene, ma tutte le volte ha detto, guarda, te lo meriti. Te lo meriti, mi tocca dartelo. Ottimo. Invece Laura chiede, fate mai lezioni all'aperto? Magari, ma con wifi dove vai? No. Mi piacerebbe che i ragazzi facessero, io non posso, però se i ragazzi potessero fare lezione fuori in giardino, il wifi arriva, perché no? C'era recentemente avevo visto una foto che mi sembra era su Economical Forum, non mi ricordo, poi vi farò sapere, di questa ragazzina seduta su un tavolino nella suo padre era uno shepherd, aveva tante pecore, quindi si vede proprio dietro, è diventata molto popolare questa foto, e quindi sì, se i ragazzi possono fare in un campo col computer, it doesn't matter where you are, everything is here. Andrea, tu fai mai lezioni all'aperto? No, non l'ho mai fatta, però non è un'idea da escludere. Ah, bene, quindi ci hanno dato anche degli spunti dall'esterno. Abbiamo un'ultima domanda, William. Questa domanda secondo me è più per Andrea. Perché il programma di storia deve essere sempre lo stesso dalle elementari alle superiori, senza mai occuparsi del presente o del passato più recente? Grazie per questa domanda. Beh, allora, perché non ci occupiamo del presente? Perché non ci manca la distanza per giudicare i fatti. Storia non è politica, quindi per avere la giusta distanza e analizzare in maniera il più obiettivo possibile, sempre che questa obiettività sia possibile, ma bisogna avere un po' una distanza, e quindi non è possibile fare storia del presente. E perché partire sempre dal retro? Perché in realtà se vediamo la storia come un insieme di esempi che poi ci aiutano nel presente, allora la storia è sempre attuale, anche nel momento in cui si fa storia greca o storia romana, perché nel momento in cui stiamo vivendo una pandemia e andiamo a studiare dalla peste di Atene del V secolo alla peste raccontata dal Manzoni, e vado a vedere come ha reagito la gente, e poi dopo sceglierò le soluzioni per il presente. Quindi in realtà la storia è sempre attuale. Mm-hmm. Grazie. E abbiamo un messaggio anche da Giancarlo che vi fa i complimenti anche come cantanti. Ve l'ho detto, avete un futuro. Melania chiede, cosa ne pensi dei Promessi Sposi, Andrea? Meravigliosi, la mia opera. La sai a memoria, vero? Sì, al contrario. Bene, ragazzi. Allora, io vi ringrazio, che dire, ci vediamo domani a scuola. Avete un'ultima cosa da dire, un ultimo messaggio prima di salutarci? Non mollate nonostante la DAD. Don't give up. Perfetto. Andrea e Veronica, io vi saluto, è stato un piacere avervi qui come prof, e continuate a lavorare come state facendo, che siete vediamo grandi. A presto. Grazie. Ciao, ciao. Io ringrazio i nostri ospiti, Veronica e Andrea, e tutto il gruppo di comunicazione che ha e comunque sta continuando a lavorare dietro le quinte per fare in modo che ArtLife continui ad andare in onda. Il prossimo appuntamento non sarà questo lunedì, perché anche noi andiamo in vacanza, ma sarà lunedì 12 aprile, sempre alle ore 18, e saranno protagonisti due studenti dei percorsi WIP e una delle loro insegnanti, la prof. Chiara Pellegrini. Parleremo di inclusione e dei diversi percorsi presenti a scuola. Grazie a tutti, alla prossima!